10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. All'anagrafe il nome di Dorothea Lange, che poi avremmo conosciuto come una delle più importanti fotografe della storia, è Dorothea Natzhorn. È figlia di immigrati tedeschi negli Stati Uniti da un paio di generazioni. Suo padre è un uomo molto noto nella comunità del New Jersey, dove lei nasce nel 1895. È molto attivo nell'ambito della chiesa, ma anche della politica. Però a un certo punto arriva un evento inaspettato a spezzare la serenità di quella famiglia. Il padre decide di andarsene e Dorothea, insieme alla madre, va a vivere con la nonna, ed è lì che prende il cognome di sua madre, Dorothea Lange. Quello sarà anche il periodo in cui svilupperà un forte odio per il padre che ha abbandonato tutta la famiglia. E devo dire che questa cosa la ritroveremo nella sua fotografia, che tenderà a dipingere in modo eroico le donne e in balia degli eventi invece gli uomini. Dopo un'adolescenza turbolenta, Dorothea Lange si iscrive alla Columbia University, vuole studiare fotografia, ma in realtà è una pessima studentessa. Allora decide, come tanti, di andare a imparare a bottega, e lo fa trasferendosi a San Francisco da uno dei più importanti fotografi ritrattisti dell'epoca, Arnold Gente. Anche se all'inizio Gente la mette prevalentemente a rispondere al telefono, in quell'ambiente Dorothea Lange impara tutto, impara la tecnica di stampa, soprattutto impara la tecnica del ritratto. Poi andrà a specializzarsi da un altro grandissimo fotografo, Clarence White. A quel punto si sente pronta, apre un suo studio e tutta San Francisco vuole farsi fotografare da lei. Però c'è qualcosa che ancora non torna nella poetica della Lange. Si sente un'artigiana e non un artista. Quello che vuole invece è catturare la contemporaneità del momento e non fare fotografie in studio per le famiglie della città. Si stava abbattendo sul paese una delle più grandi crisi economiche della storia, il crollo di Wall Street del 29, che poi avremmo conosciuto come Grande Depressione. Il presidente dell'epoca, Roosevelt, ebbe una grandissima intuizione, quella di chiamare 12 fotografi e di mandarli in giro per gli Stati Uniti per testimoniare le vere condizioni dei lavoratori. Naturalmente sono tutti uomini tranne Dorothea Lange, che inizia a girare il paese con il fotografo economico Paul Taylor. L'agricoltura è in ginocchio, i lavoratori sono disperati e le fotografie di Dorothea Lange riescono a testimoniare davvero la condizione di quell'epoca. È in quel periodo, nel 1936, che Dorothea Lange scatta la sua foto più famosa. La conosciamo tutti. Una madre con i suoi figli che guarda lontano. È uno sguardo di disperazione, ma anche di protezione verso i suoi bambini. Più tardi avremmo saputo che quella donna aveva appena venduto gli pneumatici della sua auto proprio per comprare da mangiare. Quell'immagine viene pubblicata in tutti i giornali d'America. Da quel preciso istante la crisi economica ha un'immagine, ha un volto, ed è quello di quella donna. Quando in adolescenza ho letto e amato, così come rileggo e continuo a amare i romanzi di Steinbeck, vidi la madre migrante di Dorothea Lange che faceva vedere quello che i romanzi Steinbeck raccontavano, io fui folgorato, perché vidi che quell'epopea, quella tragedia delle grandi crisi americane negli anni 30 era reale. Dorothea Lange, una grandissima, qualcosa che è modernissimo tuttora. L'idea che un governo, il presidente era Roosevelt, pensasse di mandare dei fotografi all'interno dell'associazione Farm Security Administration a raccontare la tragedia in cui il popolo americano viveva, è stata un'operazione modernissima, che sarebbe moderna tuttora. Grandissima.
L'avventura con la Farm Security Administration non sarà l'ultimo lavoro che Dorothea Lange farà con il governo. Infatti il Ministero dell'Interno la incaricherà di testimoniare le condizioni dei giapponesi che vivono negli Stati Uniti proprio all'indomani di Pearl Harbor. Lavorerà molto anche con le grandi riviste internazionali, una su tutte Life, che le chiede di andare a fare dei reportage sulla comunità dei mormoni oppure su quella irlandese. Non si ferma un attimo Dorothea Lange, gira il mondo e diventa una grandissima reporter. Succederà una cosa inaspettata negli anni 50. Il fotogiornalismo assurge all'Olimpo dell'arte quando il MoMA decide di inserire le fotografie di Dorothea Lange in una esposizione artistica. Nello stesso periodo lei andrà a insegnare proprio in un istituto d'arte. Muore nel 1966, aveva 71 anni ma lavorava ancora tantissimo e girava ancora il mondo. Di lei rimane una grandissima eredità, ma soprattutto rimane una grande lezione. La Lange ci ha insegnato che anche la fotografia può essere giornalismo e soprattutto ci ha insegnato che quando il giornalismo è immagine può anche essere arte.